GF VIP, Simona Izzo, il retroscena su Jeremias Rodriguez. Simona Izzo dopo il Grande Fratello VIP, la rivelazione su Jeremias Rodriguez. Il loro rapporto nella casa del GF VIP è stato davvero tumultuoso. Difatti, i due hanno litigato spesso e volentieri, arrivando anche scambi di reciproche accuse. Tuttavia sono riusciti anche a capirsi e sostenersi a vicenda. Insomma, Simona Izzo e il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez hanno costruito un rapporto abbastanza controverso. E, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, è voluta tornare a parlare di Jeremias Rodriguez, svelando un'importante retroscena, che spiegherebbe molte cose sul suo carattere abbastanza spigoloso. Cosa ha detto? Andando nel particolare, Simona, sul magazzino diretto da Alfonso Signorini, ha detto su Jeremias quanto segue. Quel ragazzo è scosso. Troppi problemi nella testa che fanno a pugni con tanti drammi interiori. Jeremias nella casa cerca se stesso. Il ragazzo potrebbe portare grandi messaggi, ma non ce la fa. In pratica, secondo la ex inquilina della casa più spiata dagli italiani, pare davvero che il giovane argentino abbia diversi demoni interiori da combattere. Ma non è finita qua, perché Simona è sembrata un vero e proprio fiume in piena. E sempre in questa intervista ha voluto parlare anche del rapporto tra i tre famosi fratelli. GF VIP, Jeremias Rodriguez, l'ultima dichiarazione di Simona Izzo. Simona Izzo, nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha voluto dire la sua anche sul rapporto tra i tre fratelli Rodriguez, asserendo senza tanti mezzi termini. Belen, per loro, è una sorella, ma anche una madre. E, parlando del rapporto tra Belen e il fratello Jeremias Rodriguez, ha dichiarato: l'ombra di sua sorella Belen è un bene, ma anche un male. Insomma, sembra davvero che la popolare regista abbia le idee chiarissime sui due concorrenti del Grande Fratello VIP e del loro rapporto con la famosa sorella Belen. Ci avrà visto giusto? Intanto Simona, nelle ultime ore, non ha certo fatto parlare solo per queste dichiarazioni. Difatti, il suo post di ieri su Luca Onestini pubblicato su Facebook ha lasciato tutti di schiocco. Cosa ha detto? In pratica ha difeso Luca dalle critiche, ma ha anche confermato la bestemmia. Una imprecazione che, tuttavia, pare non abbia pronunciato effettivamente, lasciando quindi il dubbio agli spettatori da casa. Luca potrebbe rischiare la squalifica? Avrà detto o no la bestemmia? Insomma, è passato poco più di un mese dall'inizio del reality show condotto da Ilaria Blasi, ma sembra non ci sia un solo giorno in cui i concorrenti dentro e fuori dalla dimora Jefina non facciano parlare. Ci saranno presto altri clamorosi colpi di scena? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta sul canale del digitale terrestre Mediaset Extra.